Grazie Eccellenza, mio malgrado devo intervenire perché mi ha stimolato l'ultimo intervento di chi mi ha preceduto, il consigliere Morganti, che fa il paio un po' con quello che è successo venerdì sera in un ufficio di presidenza, a fronte di alcune dichiarazioni, secondo me, senza fondamento scientifico, perché qui stiamo parlando di possibili contagi e quant'altro. Invece qualcuno in ufficio di presidenza è anche oggi in Consiglio Grande Generale dice con assoluta certezza che qui, da qui dentro è partito un focolaio. Badate bene, sgombro il campo da qualsiasi dubbio. Io ho perso un familiare per Covid, non lo auguro a nessuno, insieme a molti altri cittadini sanmarinesi. Quindi non mi ritengo un negazionista, anzi sono molto realista da questo punto di vista. E so cosa vuol dire. So le sofferenze che ci sono in ballo. E ancora a mesi di distanza dalla morte di mio suocero, ancora io ne pago le conseguenze a livello mentale. Quindi, però bisogna essere realisti. Non si può venire in aula dicendo o adducendo o confermando ancora una tesi secondo la quale da dentro il Consiglio Grande Generale è partito un focolaio. Chi ha la certezza di questa cosa? Non ce l'ha nemmeno la società scientifica. Non ce l'ha quel contesto. Non ce l'hanno la certezza, a meno di ricostruzioni, ma le ricostruzioni non vanno a tener conto, a meno che non si abbia, ripeto, la certezza da questo punto di vista, di chi possa essere il famoso caso Alfa all'interno di questa aula consigliare, che secondo me non c'è, perché l'interazione che abbiamo al di fuori di quest'aula ce l'abbiamo tutti. Allora, se si viene qui a strumentalizzare una cosa del genere, e a me incomincia veramente a dare fastidio, mi incomincia a dare fastidio a me che l'ho vissuto sulla mia pelle, il Covid, insieme ad altri cittadini, molti altri cittadini, allora non capisco qual è il metro valutativo che qualcuno fa qui dentro. Allora, in UDP è venuto fuori questa cosa ed è stato dato da un medico l'assoluta certezza, ci sono i verbali, che all'interno del Consiglio c'è un focolaio. È stato detto. Non capisco con quale certezza. Non lo capisco perché o facciamo come hanno deciso di fare, paradosso assurdo, ma la metto lì perché io ne ho sentite di ogni oggi e anche venerdì, o facciamo come ha deciso l'NBA di fare una bolla, e quindi facciamo una bolla preventiva, veniamo in Consiglio e andiamo a dormire tutti insieme in un albergo. Ma vi pare normale? Per una realtà piccola come la nostra, insinuare il dubbio e poi avere anche la pretesa di utilizzare il microfono per fare una battaglia politica su queste cose, come è stato fatto poi a marzo-aprile, perché non ce lo dimentichiamo, qualcuno ha utilizzato anche il Covid per fare battaglia politica. Allora, è una diagnosi. Se io oggi faccio il tampone, una diagnosi che non mi esclude che io domani, oggi, possa prenderlo per un mio atteggiamento personale nei confronti di un'interazione con la società che ho. È una diagnosi, non è una prevenzione. La prevenzione sta negli atti. Il distanziamento, le mascherine chirurgiche, qui dentro ci sono stati consiglieri con le mascherine, quelle con la valvola, che potevano trasmettere se non sapevano che erano positivi. E allora a me, io vi dico francamente, credo che sia nella logica di tutti, se la comunità scientifica, l'OMS, per quanto uno possa anche criticarla, dà dei parametri, sono quelli. Non si può venire in aula dicendo che bisogna andare al Cursal, perché è stata allestita, ma non su iniziativa di qualcuno, è venuto il Dipartimento della Sanità, è venuta la Protezione Civile a vedere come doveva essere eventualmente disposta l'aula a consigliare. Ma anche se, si dovesse andare tutti in un altro contesto, come può essere il Cursal, indicato da più e più, visto che abbiamo avuto anche il passaggio, non esclude questo che ci si possa contagiare, non lo esclude, perché non viviamo in una bolla, non viviamo in una bolla. Venire qui e tacciare di non avere un tracciamento e quant'altro, ma portate i dati, io sono stato contattato per un mio familiare, esattamente 15 ore dopo che abbiamo avuto la notizia. Allora, anche qui, non si potrà sempre personalizzare qualcosa su qualcuno. Allora, o siamo coscienti che siamo all'interno di un qualcosa di più grande di noi e ci comportiamo di conseguenza.
Oppure non è che si può sempre prendere il microfono e attaccare indistintamente chi, valutando di avere dei diritti. Io ancora oggi ho sentito che chi, perché non ha i sintomi, quindi non ha febbre, non ha mal di gola, non ha mal di testa, sa di avere comunque avuto dei contatti limitati, viene qui dicendo che i consiglieri devono fare i tamponi e chi non lo fa lo deve comunicare perché deve stare da una parte. A me questa cosa è allucinante, è venuto fuori anche questo in ufficio di presidenza. Ma di cosa stiamo parlando? Pretendiamo di essere superiori agli altri quando siamo noi stessi che non stiamo alle regole del gioco? E le regole del gioco non le ha indicate il governo o l'opposizione o la maggioranza, le ha indicate la comunità scientifica. Poi uno può crederci o meno a queste cose, ma è così, è così, è così. Se io ho la febbre, non vengo in consiglio, non vengo in consiglio. Se ho un sintomo, non vengo in consiglio e non mi muovo neanche all'interno della società. Ma la questione del tampone è una panacea, perché oggi puoi essere negativo e fra 12 ore puoi essere positivo. E in quelle 12 ore magari c'è qualcosa che ti può avere fatto interagire con altre persone. Ma ci rendiamo conto di quello che stiamo dicendo qui dentro? Ci sono delle situazioni da affrontare evidenti. Allora, siamo tutti sotto stress. Io credo che, almeno ritengo che qualcuno sia sotto stress. Lo sono anch'io, per forza di cose, lo siamo tutti. È ovvio che non è un clima normale e non può essere un clima normale, ma ci sono da affrontare delle situazioni. Ho sentito molti parlare della questione di avere la possibilità o meno di... Allora, la scelta, secondo me, assolutamente legittima che questa volta San Marino, appunto perché è un piccolo territorio, si può permettere anche di fare, è stata quella di non mettere i vincoli. Allora, c'era qualcuno che voleva chiudere tutto, vi ricordate? Non lo dicevo io, qualcuno voleva chiudere tutto, qualcuno voleva chiudere ai non residenti. Allora, noi abbiamo la fortuna di essere un territorio e io ho girato, seppur mantenendo le dovute precauzioni, anche nei giorni in cui c'è stato il boom di gente a San Marino, io devo essere onesto, ho trovato un senso di civiltà all'interno delle strutture ospitali e all'interno anche dei comportamenti dei sammarinesi che mi ha stupito. Allora vogliamo far emergere anche questa cosa, se ci possiamo permettere da questo punto di vista, perché non ci sto qui a dire che perché non accediamo ai fondi europei ci dobbiamo permettere. Ma ragazzi, ma siete stati al governo anche voi, lo sapete qual è la situazione. Se siamo tutelati, se ci diamo una mano tutti quanti, il sistema economico non può in questo momento, a meno che di cambiamenti dell'ultimo ordine, non può permettersi un altro lockdown. Non se lo può permettere. E la gente, gli esercenti, tutti coloro che hanno a che fare con la ristorazione piuttosto che con l'ospedale, lo sa e sono i primi a chiedere il distanziamento e il mantenimento delle questioni di sicurezza. Perché gioco forza conviene a tutti, che poi questa cosa sia partita come normale che sia, ma ci stupiamo anche di questo, ci vogliamo stupire? Nel momento in cui alcune regioni hanno il lockdown o non possono uscire o hanno il coprifuoco, è normale che il livello di attenzione sia anche su San Marino. Ma non siamo 60 km quadrati, 30.000 residenti che possono essere monitorati. Allora, ci dobbiamo permettere di avere dei vantaggi nostri, perché non possiamo permetterci di andare ad accedere a altri fondi, o no? Allora, qui ritorna il discorso che facevo prima, il buon senso civico che c'è. Su altre cose, su altre questioni che sono state toccate, è meglio che non apro neanche l'argomento, perché mi sembra anche qui voler trovare sempre o spaccare il cappello in quattro su tutto quello che è stato anche l'azione politica della scorsa sessione consigliare. Noi abbiamo una relazione che, ribadisco, della Commissione CISC, che è storica.
uno la può accettare o meno, però come dicevo anche nell'intervento dello scorso Consiglio durante quel dibattito, temo fortemente che qualcuno voglia raccontare la propria verità, indipendentemente dall'appartenenza politica. E temo, ho avuto modo anche di dirlo, che le varie relazioni delle varie commissioni d'inchiesta che ci sono state sono servite più che altro, e questo mi spiace, a creare attenzione solo al momento, quando quello lì, e lo ribadisco, per me quelle relazioni sono storia di San Marino, sono la storia di San Marino, di quello che è successo all'interno. Allora, se si deve utilizzare la questione, e ne abbiamo avuto anche ben donde, di andare a focalizzare su alcune dinamiche, cercando di delegittimare qualcun altro quando non si ha neanche la competenza o l'onestà intellettuale di poter puntare il dito, allora commettiamo l'ennesimo errore. Si commette l'ennesimo errore. Anche il fatto di aver etichettato l'ordine del giorno politico, assolutamente politico, di come una vendetta, a me non è andata giù, perché non è una questione di vendetta. Allora, cerchiamo di vivere le cose come sono, realisticamente, che si possa trattare dell'emergenza sanitaria piuttosto che di questioni politiche. Ma non utilizziamo queste cose per fare, no, i repulisti anche interni, o cercare di indirizzare le scelte di qualcuno. Perché qui le colpe, in tutto, sappiamo di chi possono essere. È un sistema che è così. E c'è un terrore enorme a fare in modo che questo sistema non esista più. C'è un terrore enorme. C'è la volontà di qualcuno di andare invece a mettere il coltello nella piaga, quando bisognerebbe almeno essere, ripeto, realisti da questo punto di vista, da tutto quello che ci circonda. Tutto. Tutto. Per cui, concludo, la questione niente, eccellenza, non dico nient'altro, perché mi sono veramente, mi sembra di parlare anche su argomentazioni che sono già state trattate. Il fatto stesso, e qui lo rimarco nuovamente, che si debba fare un comunicato stampa indirizzato alle loro eccellenze nei comunicati stampa, come un normale comunicato stampa, per dare modo di poter ancora una volta cavalcare questa cosa, a me non piace. Posto e augurando tutto il bene e il meglio a coloro che hanno contratto il virus. Questo, non ci sono barriere politiche da questo punto di vista. Però bisogna essere anche bravi, dal mio punto di vista, a saperla gestire e a saperla spiegare alla cittadinanza. Perché alla cittadinanza arriva anche un altro messaggio, che noi siamo superiori a loro e abbiamo delle pretese che secondo me dovrebbero avere in primis invece i cittadini.